Ecco, allora, la macchina dimostra ripetutamente negli anni, soprattutto negli ultimi tre, che i problemi sono sempre quelli. Le scuse che vengono colte, l'aerodinamica, questo qui, quello là, però la mancanza è sempre una mancanza di tenuta di strada, che io direi che è più di tipo meccanico che non di tipo aerodinamico. L'aerodinamica di quella macchina lì, se vuoi la guardare, non è così diversa da tante altre. Non posso credere che della gente che è venuta su con Rory Byrne, e ce ne sono degli altri di quel livello, possa avere sbagliato totalmente una macchina solo dal punto di vista aerodinamico. Per me la macchina è troppo rigida. Io vi dico delle cose che molti rideranno, ma scusate, no, ma almeno si divertiranno, non si ridono. Per me, voi guardate la Mercedes e guardate la Red Bull e guardate anche la macchina di Bottas. Quando salgono sopra i cordoli, muovono le sospensioni, la Ferrari no, è un go-kart completo. Questo cosa fa? Fa sì che la macchina sia molto più facile da guidare in gara, perché tu ti muovi con un go-kart, ti muovi molto più facilmente che con una macchina che assorbe. Però il punto massimo di prestazione della vettura è più basso, a parità di aerodinamica e di motore. Ora la Ferrari, come voi avete detto, giustamente non ha il motore della Mercedes. Non credo che noi si possa negare questo. Però io, per esempio, ho visto una cosa che mi ha... Ne ho parlato con te, Leo. Secondo me il motore della Ferrari è nato come è fatto su una richiesta di chi faceva la macchina. Non so se mi sono spiegato. Secondo me lo spazio lasciato a chi faceva il motore, non essendoci un capo unico che poteva mettere d'accordo tutti, non ci voglio entrare nel merito, è stato uno spazio molto meno significativo di quello che per esempio ha la Mercedes o che ha anche, oserei dire, la Renault. Però nella Renault ho visto delle cose che non mi piacciono. Io un po' di esperienza nel campo dei turbo me la sono fatta, mentre invece nella Ferrari ho visto delle cose che mi dicono chi è che ha imposto quella cosa. Per me l'aspetto telaistico ha preso il sopravvento. Infatti la Ferrari ha dei radiatori su questa macchina che sono la metà di quelli della Mercedes. Ma io ti aggiungo, Leo, abbiamo non voglio appena entrare nei particolari momento, perché non me lo fate rivedere, dati diretti. Un doppio sorpasso, Umberto, di prima Alonso e poi Ricciardo a Hülkenberg. Cioè un motore Ferrari e un motore Renault che passano, per carità, un motore Mercedes, non della Williams e non della... Dimentichiamolo un attimo. Ma guarda qua. Io guarda, come l'impressione che il motore della Mercedes sia una cosa, il motore della Mercedes sulla Williams sia leggermente meno, ma migliore di quello degli altri. Guarda caso, Toto Wolff ha qualche interesse nella Williams, la McLaren va punita perché l'anno prossimo cambierà motorista, quindi la Williams è diventata un po' la seconda squadra Mercedes e ha sicuramente qualcosa in più rispetto a tutti gli altri motorizzati Mercedes, che sono soprattutto la Force India e la McLaren, che però ha anche la macchina che ha qualche problemino. Umberto, penso vivamente a queste cose perché mi guardo foto eccetera e vedo che il sacrificio motoristico, quando parlo di motore non pensate ai pistoni, alle BL, oggi quando si parla di motore si parla di un assieme di cose la cui gestione per via elettronica è estremamente difficile, perché ad esempio non ci sono più ritardi di risposta di questi motori, perché il motore che hanno, che per esempio la Mercedes ha messo giustamente, ma non è poi così importante, tra turbina e compressore, evitano di avere i problemi del lag. Tu sai cos'è il lag, che quando aprono l'acceleratore il motore non risponde. Quel motore elettrico serve per evitare questo. Però la gestione che questo motore elettrico riesce a far dare al compressore è tale per cui ci vuole trazione. Non mi verrete mica dire a me che la Ferrari non ha la coppia quando va a 140 km all'ora per far patinare le ruote. Non può usare tutti i cavalli che ha perché non li mette per terra. Ma scusi, ingegnere, ma lei accetterebbe di tornare a lavorare per la Ferrari? Noi siamo tutti incantati dalla sua maniera. Lui mi chiede dalla sua giovanile competenza. No, Mauro Forghieri. Ma c'era Umberto, non mi dava in calcio sotto il tavolo e diceva: ma questo giovane ingegnere qui, perché non si perché se lo sono lasciato sfuggire? Sai quando mi chiamavano il giovane ingegnere? Quando? Nel 1963. Ah, però. È passato. L'altro ieri. L'altro ieri, dai.
Mi date i piazzamenti di Alonso, perché qua bisogna che, cioè, dobbiamo anche ricordare che Alonso ha fatto quarto, nono, terzo, sesto, quarto, sesto, quinto. Però dice Mauro Forghieri, è un pilota eccezionale. Un conto è la gara, un conto è, diciamo, il weekend, e un conto poi è lo sviluppo. Qui c'è un podio, però bisogna vedere se Fernando, Umberto, sta dando qualche informazione in più. Qui è l'impietoso confronto con Kimi Raikkonen. Questo 10-0 per me. Il problema, vedi, che ingaggiando poi Raikkonen, non è che gli hanno messo di fianco un pilota invece bravo nello sviluppo della macchina. Gli dà una mano, assolutamente. Anzi, anche perché hanno due stili di guida completamente diversi, Raikkonen si trova malissimo sulla macchina fatta su misura per Alonso, ormai questo l'abbiamo capito, perché qualche colpa ce l'avrà lui, ma sicuramente non tutte. Lui ha bisogno di una macchina che si adegui alla situazione, e questa non è così.